Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica dedicata ai temi dell'alimentazione. Questa settimana non parliamo di un alimento in particolare, quindi delle proprietà di un singolo alimento, ma parliamo della corretta alimentazione durante le terze età. In effetti l'invecchiamento è un processo fisiologico inevitabile che inizia sin dalla nascita e che è influenzato da numerosi fattori, non ultimo ovviamente lo stile di vita e l'alimentazione. Chiaramente invecchiare non è sinonimo di debolezza, malattia, ma si instaurano durante questo particolare periodo una serie di cambiamenti fisiologici che necessitano di alcuni correttivi. Numerosi studi hanno dimostrato che seguire sin da giovani un'alimentazione adeguata sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo è un fattore importante per affrontare al meglio la terza età. Infatti si ha un aumento della longevità, quindi una migliore anche prevenzione delle patologie e una migliore qualità della vita. Cosa possiamo fare durante questo periodo? Ovviamente sembra strano, ma il rischio principale che corre una persona anziana è quello della malnutrizione. Dicevo sembra strano perché ovviamente nella società di oggi sembra una cosa, diciamo, di difficile realizzazione. In realtà non è così, perché l'anziano può avere una serie di disturbi che possono comprometterne l'adeguata alimentazione. Quali sono? Sono sicuramente magari una riduzione del gusto, dell'olfatto, che quindi fanno diminuire l'apprezzamento e il piacere del cibo, una serie di patologie croniche, la vedovanza, quindi il rimanere soli, la depressione, delle difficoltà motorie o comunque invalidanti. Quindi vedremo oggi delle serie di consigli generali, quindi come impostare un'alimentazione durante la terza età, che deve partire da quelle che sono comunque le regole di una sana alimentazione. Quindi suddividere i pasti nei tre classici principali, quindi colazione, pranzo e cena, e i due spuntini. Fondamentale è anche ovviamente il giusto apporto di liquidi. Questo perché per gli anziani viene meno il senso di sete, quindi si corre spesso il rischio della disidratazione. Quindi è giusto bere almeno 1,5 litri di acqua e anche aggiungere, per aumentare l'apporto di liquidi, delle tisane, spremute, succhi, ma anche brodo, minestra e così via. L'alimentazione deve essere ripartita nel seguente modo: sicuramente il 50-60% dell'apporto del fabbisogno calorico totale deve derivare da carboidrati, preferibilmente complessi e integrali, un 25-30% dai grassi, evitando quelli saturi e gli alimenti ricchi di colesterolo, in favore invece degli alimenti ricchi in acidi grassi polinsaturi, quindi di omega 3. E il resto di proteine, che devono rappresentare più o meno 1 grammo per chilo di peso corporeo, senza esagerare perché si può andare a rischiare un'acidosi metabolica, un accumulo di residui azotati. Ovviamente è chiaro che il fabbisogno calorico totale di una persona anziana è inferiore a quello che era quando era un adulto. E quindi inevitabilmente deve comunque mangiare un po' meno di quello che faceva per mantenere il peso corretto durante, diciamo, l'età giovanile o comunque da adulto. Nello specifico, cosa possiamo fare? Sono da prediligere ovviamente gli alimenti ricchi di sostanze antiossidanti, quindi frutta e verdura in primis, perché sono anche ricchi di fibre e di micronutrienti. In particolare, per quanto riguarda i micronutrienti, per gli anziani sono importanti il ferro, il calcio, il fosforo, la vitamina D per la salute delle ossa, ma anche la vitamina C e le vitamine del gruppo B.
Come detto, poi anche carboidrati complessi, quindi preferibilmente integrali, che sono comunque la fonte primaria di energia, senza però esagerare nella frequenza nell'ambito della propria alimentazione settimanale. Poi abbiamo bisogno di proteine, quindi carne bianca scelta nei tagli più magri e con metodi di cottura semplice, pesce ricco di omega 3 almeno 3-4 volte a settimana. Utilizzare molto le erbe aromatiche per sostituire invece l'utilizzo del sale. E ovviamente invece cose da anche formaggi freschi, yogurt nella forma scremata, mentre invece sono da evitare i formaggi molto stagionati, i salumi, gli insaccati, tutte le preparazioni in genere molto grasse e anche condimenti quali burro, margarina, che invece vanno sostituiti sicuramente con l'olio extravergine di oliva. Chiaramente tutto questo deve essere inserito all'interno di un piano alimentare che potrebbe essere anche corretto da eventuali patologie in atto. Ovviamente queste correzioni nutrizionali che possono prevedere ulteriori restrizioni, se è difficile metterle in pratica da soli, ci si può rivolgere a un professionista che può appunto stilare un piano alimentare adatto alle necessità di ognuno. Però è importante, per chiudere, sottolineare che in effetti per invecchiare bene e avere una buona qualità della vita anche durante la terza età è bene partire sin da giovani con uno stile di vita attivo, quindi curare la propria alimentazione, ma anche l'attività fisica, per assicurarsi una maggiore longevità anche nell'ultima fase della vita, soprattutto in considerazione del fatto che in Italia, ma anche nel mondo, sta aumentando molto la quota di persone anziane. Bene, io vi rimando come sempre all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre anche a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande o per proporre degli argomenti da trattare. E noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre solo su Cilento Channel. Ciao!